L'ospite di Nove Colonne di oggi è Yvonne Show. Yvonne, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te, grazie mille a te, sono felicissima di essere qui e ecco, sono contenta di parlare con te. Allora, Yvonne, noi ti abbiamo conosciuto a teatro, ti abbiamo conosciuto al cinema, in televisione, ma oggi vogliamo parlare di te dietro la macchina da presa. Il tuo primo documentario ha avuto un successo internazionale, il secondo documentario è interessantissimo, parla di donne, di sette donne speciali, e vorrei che tu ci raccontassi come nasce Seven Women e come ti è venuta questa idea e soprattutto perché una donna decide di raccontare le donne. Allora, io ho deciso di raccontare, in realtà è strano perché in realtà mi è arrivato, nel senso il mio primo documentario Roxanne Law at Magic Moments, che è anche in onda su Rai Play, che basta digitare, esce, e ho voluto raccontare questa donna un po' attraverso i suoi occhi, un po' la sua carriera, questa fotografa incredibile. E questa cosa di raccontare le donne non è che io ho deciso adesso mi metto a fare la regia, racconto di donne, parlo di donne, è un po' successo. E il mio secondo documentario, Seven Women, parla di donne, ma parla di donne con un'altra intonazione, nel senso sono sette storie di sette donne completamente diverse. E Seven Women è anche disponibile sempre su Rai Play. Basta sempre digitare, e perché mi piaceva questa cosa di raccontare, non lo so, per mia figlia, di dargli un segno di speranza, di dargli la forza che le donne possono fare di tutto e basta lavorare e impegnarsi e sognare, secondo me. Per cui io ho voluto raccontare proprio queste sette donne completamente diverse, con delle religioni diverse, delle culture diverse, in dei paesi diversi. Tutte le loro storie, ma le loro storie di speranza che ognuna di loro a modo loro ce l'ha fatta in un modo totalmente non convenzionale. Tra queste ce n'è una che ti ha particolarmente colpito. Ma io sono molto legata a Rula Gebral, ma sono anche molto legata alle altre, nel senso che Fran Drescher, che è la tata con cui io feci qualche annetto fa, forse 15 anni fa. Che è la tata Francesca, oh sweetie, Ivana Bech, oh sweetie, you're back in Italy. È una donna a cui io ho imparato tantissimo perché lei ha incominciato a fare la parrucchiera a Queens, poi ha incominciato a recitare con John Travolta in La febbre del sabato sera. Ti ricordi la scena del ballo? Lei a un certo punto parte con questo ballo sfrenato nella dance floor e da lì gli è partita la carriera. Però lei, avendo una voce molto particolare, se l'è scritto, l'ha proposto a un network, l'ha prodotto, l'ha scritto, l'ha diretto, cioè ha fatto tante cose diverse, cose che io non avrei mai pensato di fare, perché in Italia tu fai una cosa, fai quella. Invece questa cosa di vedere una donna, un'attrice che produce, che fa la regia, che scrive, che fa diverse cose, per me è stata una grandissima ispirazione, cioè mi ha dato quella spinta, capito? Di dire, ah, vedi, se lei l'ha fatto, io nel mio piccolo ci posso provare anch'io. Però anche le altre, Rosita Missoni, che mia madre faceva la giornalista, io mi addormentavo sul suono della macchina da scrivere, perché all'epoca c'era tu, 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 tu. Per cui io ero cresciuta che disegnavo sulle cartelle stampa di mia madre, che erano dei missoni di tutta quella moda italiana, Armani, di quegli anni, capito? Per cui ognuno di loro, a modo loro, per me, nel mio cuore, ha rappresentato qualcosa. C'è abbastanza solidarietà femminile. Beh, io sì, guarda, io devo essere onesta, io spesso mi dico, ah, le belle donne non hanno amiche donne. Cavolate, io le persone che mi hanno salvato nei momenti di grande difficoltà o di grande dolore, per me sono stata solo sempre le donne. Hai nominato tua figlia, che mamma sei, Yvonne? Beh, sicuramente non, sai, io faccio il mio meglio, ho cresciuto mia figlia senza padre, per cui ho fatto sia madre che padre. E beh, sicuramente molto, molto amore, forse non sono la madre proprio
convenzionale, ma poi alla fine non è vero, perché sto lì che cucino, gli piacciono, non so, le tagliatelle fatte in casa, con ragù fatte in casa, tutte queste cose che quando mi vedono dico: ma tu cucini? Mio fidanzato dice: non sai come cucina? Mia madre mi diceva sempre: non dire mai che cucini, perché sennò ti buttano in cucina e non ci esci più. Però, per cui vedi, non provo a fare il mio meglio, sai, sono, provo a essere rigida, ma in realtà non sono così rigida. Lei mi dice: mamma, tanto non mi dici di no, io provo, capito, a essere forte, a essere spietata, invece no, poi alla fine no, non lo sono. Nonno, tu hai lavorato negli Stati Uniti, hai lavorato in Spagna, hai lavorato in Francia, pensi che sia più facile questa carriera all'estero o in Italia? Che difficoltà ci sono in Italia? Beh, in Italia innanzitutto è delle volte ci sono dei pregiudizi, perché se tu sei una bella donna non sei una brava attrice o non so che cos'altro. Per cui io proprio, forse proprio per questo che comunque la mia vita è cambiata, io vivevo tra la Spagna, ho girato un film in Spagna 3 mesi, poi andavo in Francia. Cioè, quando hai dei figli e comunque non c'hai più 20 anni, non puoi vivere. A me Maurizio Costanzo mi prendeva in giro, cioè, da dove arrivi, a quante valigie? Allora io avevo sempre questi cambi di valigie e vivevo come una vagabonda. Quando hai dei figli, io ho delle responsabilità, per cui la mia carriera per forza doveva cambiare. Per cui in Italia sì, c'è la possibilità, ma delle volte è difficile arrivare a fare i provini, a fare gli incontri, delle volte è difficile, però io penso sempre che se non succede c'è un motivo, va bene così. E poi la vita comunque alla lunga, se tu vali, comunque rimani in una forma o in un'altra, diventi una pittrice, diventi una scrittrice, perché comunque per le donne i ruoli generalmente sono molto limitati. Tu sei al tuo secondo documentario che andremo a vedere su Rai Play. E grazie. In futuro che cosa c'è, cosa bolle in pentola, quali sono i tuoi progetti in cantiere? Tipo stamattina stavo lavorando al terzo, però col coronavirus e distanziamento, non puoi andare al montaggio e una serie di cose che comunque il paese si è fermato, come tutto il mondo si è fermato. Io avevo tutto in programmazione, perché per arrivare a fare delle cose ci si mette, non è che ti svegli la mattina, succede così, c'è un lavoro dietro. Per cui io avevo già girato tutto un pezzo e adesso piano piano lo sto mettendo insieme. Però sai, io ho ancora tantissimo da imparare, sono molto umile, per cui forse anche dovrei essere più, perché comunque i miei piccoli documentari sono andati molto 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 bene, sono stati venduti in diversi paesi nel mondo, per cui dovrei essere anche un po' più forte, invece non lo sono. Che cosa questa emergenza sanitaria, il lockdown, la quarantena, cosa ha rappresentato per te, come hai vissuto questo momento? All'inizio mi è piaciuto anche, perché non avevo la scusa che devo fare questo, uscire, potevo concentrarmi, lavorare, leggere. Io ho letto libri al giorno, ogni giorno leggevo un libro, non mi è mai successo nella mia vita. Io sono distrutta, la sera sono morta. Nel periodo negativo bisogna saper cogliere l'opportunità positiva. Sì. Yvonne, grazie per essere stata nostra ospite, è stato un piacere. È stato un uffa! E speriamo di sentirci presto per un nuovo film, per parlare del tuo nuovo film. Nel frattempo andiamo a vedere questo bellissimo documentario su Rai Play. È bene quando si parla di donne che hanno qualcosa da raccontare. Grazie. Ti abbraccio. Grazie, grazie, grazie.